Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Accade che in questi giorni a Caracas, in Venezuela, si sono riuniti i rappresentanti di ben 120 paesi del MNOAL, sigla che sta per Movimento dei Paesi Non Allineati. Nella relazione che hanno sottoscritto alla fine dei lavori, hanno confermato piena solidarietà e totale sostegno al legittimo governo di Nicolas Maduro, presidente del Venezuela. Ovviamente il circo mediatico e il clero giornalistico nostrani non hanno dato alcun risalto a questa notizia, che è anzi passata totalmente sotto silenzio. Ovviamente, mi permetto di aggiungere, giacché il sistema dei pretoriani del pensiero unico e degli ierofanti dell'ordine costituito americano-centrico non fa altro che fornire quadri ideologici alla stessa classe dominante che da tempo, lo sappiamo, vuole abbattere il socialismo patriottico di Chavez prima e di Maduro poi. La colpa di siffatto socialismo patriottico e sovranista è quella di essere una forma di eroica resistenza al nuovo ordine mondiale della talassocrazia neoleviatanica del dollaro. Di più, di essere una eroica forma di socialismo patriottico che coniuga il sovranismo nazionale con i valori del socialismo e della resistenza al globalismo a stelle e strisce. Perfino i nostri pagliacci sovranisti italici hanno detto in più occasioni che bisogna abbattere Maduro in quanto comunista, e con ciò hanno rivelato una volta di più la propria vacuità strutturale. Del resto, per la contraddizione che non consente, diremmo con Dante, o si è per la sovranità delle nazioni sempre e comunque, o si è, e questo è il punto, inutili idioti al servizio degli Stati Uniti d'America come braccio armato della mondializzazione dei mercati. Ed è proprio questo il caso di massima parte di quelli che si autoproclamano sovranisti in Italia. Vi ricordate peraltro di Guaidó, il manichino prodotto in vitro a Washington per gestire un colpo di Stato camuffato come rivoluzione colorata e deciso sovranamente dalla monarchia del dollaro? Non si parlava d'altro a quel tempo, ovviamente. Sembrava che stesse nascendo la democrazia rivoluzionaria in Venezuela. Sembrava che vi fosse un temibile dittatore che, in ogni maniera, era nemico del suo popolo. Non si parlava d'altro, in fondo, sempre tacendo del fatto che si trattava di un colpo di Stato orchestrato a Washington. In fondo, si dirà ora, i paesi non allineati che ora appoggiano pienamente Maduro, che valore avranno mai rispetto agli Stati Uniti d'America? Or dunque, lo si sappia, è questo modo di ragionare il fondamento stesso dell'imperialismo made in USA. Radioattività con Diego Fusaro.